È atterrata a Milano Linate con un volo di linea proveniente da Madrid, pronta a iniziare le riprese del nuovo film di Michele Placido, Il fiore del male, sulla vita di Renato Vallanzasca. Pats Vega è impaziente di andare sul set dove incontrerà gli altri protagonisti, Kim Rossi Stewart e Francesco Scianna, che non vedono l'ora di lavorare con lei. Trench, pantaloni larghi e scarpe da ginnastica, l'attrice spagnola si copre il volto con la sciarpa per il freddo, ma la sua bellezza non sembra risentirne. Orson Salazar, il marito, è davvero un uomo fortunato.